Allora, forse in linea teorica dovremmo esserci. Però giusto? Sembra di sì. Ok. Sì. Io non ce In la posso pratica, fare. però noi ci vediamo non chiari. E come non chiari? È offuscato. È quello perché tu stai al buio. Non c'entro un cazzo, non sono io il Nah, problema. sto scherzando. E come devo fare? Vabbè, scialla, dai. Vabbè. Allora, ragazzi. L'importante è sentire. Allora, ho Senti, raga. capito, c'ho che è qua l'1,5%. Ti raga tanto, la live. Vabbè, finché si sente o... Lo amo tutto. Cioè, finché non inizia a lagga più di tanto. Come avevo tu spero. Aspetta, mo sto a vedere un attimo perché sta salendo un po'. Aspetta. Che dici? Ci vogliamo provare Ah. uguale? Sì, dai. Ci proviamo Finché va. uguale. Ma sì, tanto Se puoi per la chat non è un problema. pare che va per adesso, per adesso. Spero che vada ancora. Ma perché? Sta fermo, ma dov'hai? Scendi, 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 scendi. No, no, meno. Meno. Niente. Dio Madonna. Buona. La tua connessione com'è? Quella di sempre. Vedi quando non fai le prove per una settimana che poi ti ritrovi le cose scombussolate, ti ritrovi così senza motivo. Allora, vabbè, ci proviamo, poi vediamo quello che esce fuori, verrà uno schifo sicuro. Allora, ragazzi, buonasera intanto. Buonasera a lei. Buonasera. Buonasera, buonasera. Mario, bentornato. Grazie, Prego. Ti abbiamo avuto assente settimana scorsa. Questo grazie. Siamo ancora vivi. è importante, questo è importante. E allora, io intanto scusate ragazzi, ma sto sempre cercando di monitorare il fatto del lag. Allora, Strana che ti lagga così senza che hai aperto un gioco, senza che c'è No, un no, no, io aggiornamento. non ho aperto niente, ho fatto quello che ho fatto sempre. Il problema è che... Ma che poi il bello è che dà delle laggate a tratti. Cioè, a tratti è Sai. normale. Anche Streamlabs c'ha dei problemi. Infatti io sto pensando di passare a OBS. Quello ce l'hanno un po' tutti i problemi. Non solo Streamlabs. Vabbè. Comunque, ci proviamo, ci proviamo. Ah, vabbè, sti cazzi, ragazzi, chiacchieriamo tra di noi. Allora, rassegna stampa europea classica, perché tanto so che voi il calcio europeo non lo seguite. Allora, il Leicester vince l'FA Cup per la Oh. prima volta nella sua storia. E Che te questo l'ha detto? sto scherzando, 1-0 no, scherzo, scherzo. gol di Tielemans. Vedi chi segue il calcio inglese. E allora,
Leicester vince l'FA Cup, prima finale persa per Tuchel da quando è al Chelsea. E speriamo che finisca così anche la finale di Champions League. Poi, Atletico di Madrid, sempre più vicino al titolo in campionato. E Barcellona fuori dai giochi. Barcellona ufficialmente, matematicamente fuori dai giochi. Zidane annuncia che andrà via dal Real Madrid. Poi Reale. ne parleremo della girandola di allenatori, sia nel nostro calcio che fuori. E penso basta, anche perché poi toccherà vedere sempre questo Paris Saint-Germain se riuscirà a vincere il campionato nei confronti del Lille. Bayern Monaco, vabbè, che ha vinto il campionato. Il Borussia Dortmund si è vinto la Coppa di Germania. Manchester Manchester City pure. City pure vinto il campionato. Lewandowski, Eguaia, Müller. No, Thomas, ma Gerhard Müller C'è come marcatore della Bundesliga in una singola stagione. ragione. E annuncia che vuole lasciare il Bayern Monaco. E il Bayern lo valuta 60 milioni. Secondo me sono pochi per il mercato di adesso. Sono pochi, ma bisogna anche vedere un po' l'età anche del giocatore. Beh, Quindi, quando c'ha Lewandowski? non è più un ragazzino Lewandowski. È stato 33. Vabbè, però è un giocatore che ti fa la differenza. Ma quello sì, quello sì. Io credo che vada per il calcio inglese, nel senso. E Si notizia. parlava pure del PSG, che lo voleva Lewandowski. Che non ci starebbe male, eh? E notizia di oggi, l'uragano del Tottenham, Harry Kane, ha chiesto la cessione in estate alla società. Quindi Era ora. occhio, Esca. occhio. Io ho letto anche che quasi sicuramente Sergio Aguero andrà al Barcellona. Barcellona. Sì, diciamo sì. Anche perché poi si libera a parametro zero, quindi il Barcellona non dovrà manco sborsare tanti soldi nelle casse del Manchester City. Non sarà niente se le casse. Vabbè, però ci sta sempre il fatto dello stipendio, procuratore e quant'altro, però Sì. Ah, rispetto magari a pagarlo 100 milioni, insomma, quello è chiaro. per dire, per fare un esempio. Allora, veniamo al calcio nostrano. Allora, io intanto vi dico, vi do dei rumors che c'entrano sì con la Serie A, ma poco, Poco. esatto. Pare che EA Sports, così prendiamo sia il calcio giocato che quello videoludico, EA Sports abbia raggiunto, mo toccherà vedere in Lega come firmeranno, se firmeranno, insomma, tutte le varie cifre del caso, eccetera, eccetera. Pare che abbia raggiunto un accordo con la Lega di Serie A per i diritti e per un accordo commerciale, parlando ovviamente di FIFA 22. Questa è ovviamente una cosa importantissima a livello dei soldi, perché comunque se voi vedete la Premier League agli sponsor di EA Sports sulle maglie anche degli arbitri banalmente, e quelli sono soldi che entrano nelle casse della federazione inglese e delle squadre inglesi ogni anno in base poi agli accordi. Visto che diciamo che il calcio nostro della Serie A è stato sempre calcolato poco su FIFA, mettiamola così, avere una specie di accordo, una specie di contratto
potrebbe anche non solo a livello di diritti d'immagine o comunque dei diritti delle squadre, ok? E potrebbe anche portare lustro al nostro campionato, cioè tipo rimettere intanto la Serie B su FIFA e perché no anche la Lega Pro, magari facendola conoscere a qualcuno. Da grande tifoso della Roma vorrei tanto andare in questa conference. Io no. Nonostante molti dicono sia inutile. Sì, Mox, grazie per il follow, caro. Se, io penso sia un buon punto per ripartire con un po' di introiti. Allora, voglio un attimo rispondere a questa domanda. Non è una domanda, ma una frase. Voi la fareste? Allora, io da romanista, ora la giro anche ai miei colleghi, ai miei ospiti. Allora, io da romanista, sinceramente, non la vorrei fare, la Conference League. A essere proprio sincero. Perché alla fine ti trovi nella terza competizione europea, quella proprio dove ci stanno gli scarti degli scarti. E mi sembra un po' quella Intertoto di anni fa, degli anni 90. Io non, cioè, se devo scegliere, non la vorrei fare. Se potessi scegliere, ci manderei molto felicemente il Sassuolo a farla. Poi Sassuolo. non so. Voi, Frankie, Mario, se dovreste scegliere tra Conference League o no Conference League? Io personalmente lo farei comunque perché è sempre una competizione europea, sempre ti porta soldi a casa. Visto che la Roma ci è andata, secondo me, poteva fare molto meglio a livello di Europa League, ma potrebbe essere una pretendente anche alla vittoria. E quindi la Serie A si ribalta un pochettino la situazione. Secondo me sì. Secondo me farebbe più figura una Roma che un Sassuolo, con tutto il rispetto. Ok, quindi sei d'accordo con il nostro amico in chat, Frankie? No, io pure, cioè nel senso la farei, sono d'accordo con delle cose Ok, sì. che ha detto Mario. Il problema è più che altro cosa vuoi l'anno prossimo. Comunque, quali sono i tuoi obiettivi? Comunque, se vuoi puntare al campionato, una competizione in più ti porta a sprecare più energie. Secondo me, la Roma per l'anno prossimo si dovrebbe un po' ritrovare. Non penso che la Roma potrebbe competere per la vittoria dello scudetto per l'anno prossimo. No, quello no. Per, diciamo, Sono d'accordo con te. fra 2 anni sì. Fra 2 anni sì. E Io guarda, io ti dico anche, dipende comunque. anche da che tipo di mercato fai. Cioè, se tu ti presenti Allora, a per settembre prendere Mourinho, quello. con una rosa che può permettersi di fare 2-3 competizioni durante una stagione senza dover andare in carenza di forze fisiche, ossigeno e forze mentali, allora sì, ti dico, vai a fare la Conference League. E cerchi di andare il più avanti possibile. Pure perché poi si giocherà il giovedì come l'Europa League. Però tu hai preso Mourinho e non credo che Mourinho, prendendo Mourinho, ha detto ti lasciamo giocare con Juan Jesus e Santon. No, quello no. Capito? Anche perché io mi auguro. Ci avranno promesso degli investimenti Quello senza dubbio. Infatti, poi ne avevamo eccetera. parlato anche settimana scorsa di questa cosa qua. Che lui avrà avuto e avrà voluto delle garanzie sul mercato.
Ma io mi Allora, dunque. auguro Mourinho o non Mourinho, nel senso, anche se non fosse venuto Mourinho, io mi sono augurato dall'inizio che tanta gente l'anno prossimo di non vederla. Tipo Juan Jesus, vabbè, Perez andrà via, Bruno Perez, Fazio, Juan Jesus, Diawara, no, Secondo Diawara no. me l'acquisto più importante per l'anno prossimo sarà Zaniolo. Sì. Infatti la Quello è Roma un non ha avuto giocatore manco rischiare che queste secondo ultime giornate, anche perché non si stava giocando più niente. me è un giocatore che secondo me Mourinho stravede. Poi si sta parlando di 250 giocatori. Solo oggi sono usciti Wijnaldum, Maximen, che magari ci casca. E poi vabbè, si parlava di Isco, De Gea, cioè ragazzi. Vabbè, quelli sono tutti i nomi Sì. che comunque Sono i all'inizio pupilli di ma Mourinho. sì, ma poi si fanno. Comunque sempre sono i giornalisti che devono fare, devono vendere anche loro, quindi è normale che Appunto. spaiano Sì, ma 200 nomi. se tu spari 200 nomi per statistica, uno lo prendi per statistica. Vabbè, ho capito, il problema è quello, se spari 200 nomi Poi. come Isco e poi ti viene la nocchia. Cioè, nel senso, Perché non Lasciamolo è a che Milano, vuoi Ranocchia, quel tutto il nome. rispetto. Tutto il No, rispetto, però no, lasciamolo a dimmi Milano. se sbaglio. Dimmi se sbaglio. Perché si parlava all'inizio di De Gea, quello sicuro. Magari. Però da quando Buffon ha annunciato che lascerà la Juve, Magari. io sinceramente Buffon alla Roma un anno secondo me sarebbe protagonista. Magari, ma ti direi anche il Ma ritorno di Allison, magari. Poi che sì, arriva Schiattarella, può, esatto. ecco, capito. E Però no, intanto se tu prendi Alisson ieri ha anche segnato che un bel colpo di testa. giocatore. Se tu hai preso Mourinho, almeno gli devi dare i giocatori. Perché se no Mourinho, se non c'avrebbe, cioè, se non aveva una garanzia, non sarebbe mai andato. No, ma infatti noi settimana scorsa No, quando beh, si parlava qualche di nome l'aveva fatto, nel senso. Mourinho avevamo detto questo, cioè Mourinho è uno che non è che si muove così, cioè prima di muoversi vuole delle garanzie sul mercato, quindi credo che la società Esatto. gli abbia garantito un tot di mercato, un mercato fatto in un certo modo e con tante cessioni, con delle cessioni, poi tante o No, poche toccherà vedere, secondo me tante e cessioni. tipo Pastore, Fazio, Juan Jesus, Dzeko. torniamo, no, Dzeko non credo, Penso di sì. non penso che uno come Mourinho si Penso. faccia scappare un attaccante come Dzeko. Sì, basta che fa gol l'anno prossimo, mortacci sua. A chi lo Chi dice, a ce chi l'ha lo mai detto? dice. Allora, mo la Roma sta in vacanza, gli piace la città e poi sta vicino Sezze. Può essere che è venuto a farsi du carbonare, du matriciane, visto mai. È venuto un attimo in vacanza. Allora, Per Mourinho ragazzuoli. è una città per riprendersi un po'. Vabbè, che poi, che fai, come Di Canio che dici che Mourinho negli ultimi anni. Cioè, no, per favore, non mi diventa Di Canio. No, 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 anzi, ho detto al contrario, ho detto il contrario. Ho detto che per Mourinho la Roma è una super occasione. Sì. È una piazza giusta per fare qualcosa di importante, secondo me. Io ancora oggi rosico tantissimo, eh. Io da interista rosico tantissimo. Ma guarda, Beh. io quando ho letto di Mourinho stentavo a crederci. Cioè, ho dovuto leggere 5-6 volte su varie testate la notizia per dire cazzo, è vero, è arrivato Mourinho. Allora, sul fatto dei allenatori ne parliamo dopo, Dopo. perché ci sono tante news delle ultime ore, degli ultimi giorni, quindi
tante cose interessanti di cui parlare e tante ipotesi anche, se vogliamo così. Non sono invidioso. Tanto su quest'ultima giornata non c'è tanto da parlare, possiamo concentrarci ancora su. No, dell'ultima giornata non c'è proprio tantissimo da parlare. Ci sono stati alcuni verdetti ufficiali, Sì. tipo l'Atalanta che si riconferma in Champions League in modo matematico, quindi complimenti alla città di Bergamo e all'Atalanta che torna in Champions, si conferma ormai una realtà, non è più una sorpresa del nostro campionato. La salvezza del Cagliari. La salvezza ufficiale del Cagliari, il Torino che decide di suicidarsi, tra virgolette, e di complicarsi un po' la vita nelle ultime giornate, stessa cosa al Benevento. Ha un match point già mercoledì, visto che Mercoledì, deve perché se recuperare la mercoledì, partita con la Lazio. se Non è mercoledì domani, non è non dovesse martedì. perdere, Non è mercoledì. no, è martedì Ok. 18, domani. Domani, Ah, giusto. domani. E domani, se non dovesse perdere, sarebbe salvo, rendendo inutile lo scontro diretto con il Aspetta Benevento domenica. Benevento che invece non vince nemmeno con il Crotone in superiorità numerica in casa. un attimo. Si fa recuperare il 95esimo tipo. Esatto, e quindi ecco, sarebbe bello che la Lazio vincesse con il Torino e si giocassero tutto all'ultima giornata Torino e Benevento. Anche perché, cioè, Poi, in Simone dovrebbe fare un favore a Pippo. teoria. In teoria. In teoria. E poi, altri verdetti non ce ne sono. La Lazio è ufficialmente fuori dalla lotta per la Champions League. Il Milan si complica la vita pareggiando con il Cagliari 0-0. La Juve vince contro l'Inter. Lasciamo Vince, perdere. vabbè. Lasciamo perdere. Ha vinto, ha vinto. Scusa, quanto è finita la Vinto. partita? Quanto è finita Ma la per partita? piacere, 7-2. ma per A chi hanno piacere. dato i 3 punti? All'Inter, Ma alla per Juve, quindi piacere, ha ma per vinto. piacere, sei una Lasciamo, vergogna. lasciamo perdere polemiche. Eh? Ok. Vergogna. Allora, io non ho visto la partita, quindi sto solo prendendo i risultati, quindi Meglio. no, ho Tanto della letto, partita comunque tocca ho vedere poco, della sentito. partita tocca vedere i rigori. Guarda, anche la vostra bandiera ha detto che è scandaloso. Comunque, lasciamo perdere, No, beh, i 3 punti. L'importante è che i 3 punti hanno dato la Juve. sì, Poi quello ma che anche succede, pubblicare se pigliano per il culo. la Palla è tonda. Sì, è tonda. Come il bonifico che fate ogni mese. a chi a Vabbè, dai, voi a voi chiudiamo. Chiudiamo, Ma chiudiamo. poi scusate, no? Ah, Avete vinto il no, che poi. campionato? Basta. Cioè, voi il vostro Sì, l'avete già fatto. però. No, No, a me mi fa ridere questa cosa, sai perché? Allora, però per la Juve-Inter. Juventus o pareggiando o perdendo era quasi fuori dalla Champions League. Sì. Beh, no, aspetta, perché poi dopo c'è stato Milan-Cagliari che hanno Vabbè, rimesso. dopo il Milan ha fatto Avrebbero quello che comunque cazzo doveva rimesso tutto il fare gioco. pure loro. Sì, Però però sì. spiegatemi questa cosa. Tutto sto scandalo perché la Juve bla 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 bla. Ieri hanno dato un rigore ancora secondo me inesistente al Napoli. Ah no, E pensavo quello a sulla quadrato. Madame, non capisco. Nessuno dice niente. No, no, quello anche è scandaloso, No, però perché non se ne parla come è eh. Ma successo per Inter? perché cioè, l'arbitro ha fatto schifo da tutte le due parti, Ah, attenzione. perché Tutte e due. i primi due Però rigori in teoria non c'erano. il fallo che ha fischiato Su Chiellini Chiellini, sul gol di minchia. Lautaro. Oh, porchi troie, ma io dico boh. Vabbè, ma poi il rigore di Quadrato, io l'ho rivisto, cioè è Quadrato che va a sbattere su È Perisic. Quadrato che mette la gamba in mezzo, cioè, chi cazzo stava a parlare Quella è una genialata. Tu fai fallo e ti fischiano il rigore, cioè, bellissimo. a fare? Sì, ma poi quello che dicevano, È perché non un vai a rivederla genio. al VAR? Il VAR perché non interviene? E tu come fai a dare un calcio di rigore così che sei dall'altra parte? Non è che sei vicino alla palla, sei dall'altra parte. Vabbè, comunque Vabbè, aspetta, c'aveva perché una buona vista.
Ci sono 50 persone davanti. Come cazzo fai a dare un rigore così sicuro? Ho visto io. Che cazzo hai visto? Che hai visto? Però aspetta, perché tocca anche fare un attimo di chiarezza, perché comunque noi abbiamo sempre detto da mesi ormai che anche sul discorso del VAR e di alcune decisioni arbitrali in determinate partite, cioè non in determinate partite, nelle varie partite ci sono delle decisioni diverse per episodi simili. E Sì. Non c'è una coerenza. questa è un altro esempio, anche il fatto di non andare al VAR. Perché se tu vedi c'era Andanovic che gli diceva all'arbitro: valla a vedere almeno, valla a vedere. E lui diceva: no, ho visto io. Ma valla a vedere, no, ho visto. Che cazzo hai Beh, se visto? hai 50 visto persone bene. davanti, ma c'è 50 persone davanti, che cazzo hai visto? Vabbè, ma l'arbitro decide. Se ha detto così e così, basta. Cioè, senza che siamo qui a. No, ma Ormai. tanto è inutile fare, ormai. No, però, mo. Ormai avete rubato, quindi basta. Mo, Non tornando. è punto le ipotesi, quindi. Mo, tornando un attimo seri, che a me mi tocca fare il giudice qua tra i due. Si diceva pure settimana scorsa con Franky, che gli ho chiesto, no, sto fatto qua, visto che lui ha fatto il corso da arbitro, eccetera, eccetera. E siamo giunti a una specie di conclusione, dopo un discorso un po' lungo, sul fatto che l'arbitro decide di non andare a vedere al VAR. Perché comunque c'è la cosa di dire: ah, io ho preso una decisione, sono io che decido. Se io vado al VAR è come se tornassi sui miei passi e ammettessi che ho sbagliato. Che cosa c'è di male? Non lo Vabbè, so. la vedono come una cosa No, di. perché l'autogol di Chiellini, quello per l'arbitro era fallo di Lukaku. Se ci fosse stata la VAR, quel gol era annullato. Scusa. Vai là a rivedere 3 ore per vedere che un fallo che fa Chiellini. Ma guarda, Ma boh, non so come spiegartela. basterebbero due cose. Allora, uno, che gli arbitri, come fanno gli allenatori, presidenti, direttori sportivi, giocatori, a fine partita vadano davanti le telecamere a spiegare il perché di alcune Del Piero. decisioni. Quello che ha detto del Piero. Esatto. Cosa che però non viene fatta. No. No. E seconda cosa, l'AIA, che è l'organo che gestisce gli arbitri a livello nazionale, c'è una partita dove tu sbagli tutto. Benissimo. Vieni messo fuori 2 giornate. Stai due giornate fermo, stai 2 giornate a rivedere quella partita e a capire dove hai sbagliato. Perché se tu giocatore fai una partita di merda, tu vieni messo fuori squadra, cioè fuori, cioè la partita dopo non la giochi. Forse quella dopo giochi 10 minuti, giusto? Ma mo te la spiego questa. Tipo Tu Musacchio. sai perché non succede questo? Non, io mo non so ai alti livelli come funziona, ma quando tu parti dal basso, tu ogni tanto hai uno che ti viene a vedere e ti giudica e ti dà un voto. Ok, Due vabbè, volte ad alti livelli l'anno ci ti stanno viene. le televisioni, quindi la partita te Quindi, la puoi rivedere tranquillamente. normalmente tu hai un tot di. Hai un voto. In base al voto tu puoi o salire o scendere di livello. E questo, ok. Io mo non so come funziona, però se normalmente c'è un arbitro che fa 10 partite buone e una male, non va a perdere quel grado che ha. Però Sì, ma tu un. su Noi. 10 partite me ne sbagli 9, è normale che poi ti abbassano di grado. Sì, ma tu su una partita puoi fare un errore, 2 errori. Ma se tu fischi 15 volte e 14 volte sbagli in una partita, cioè tu quella partita l'hai ciccata completamente, non eri in partita.
voglio fare solo una Vabbè, domanda. può capitare, però, nel Può senso, cioè, capitare, alla allora ti, fine. allora ti fai Sì. Infatti, una o due giornate fuori. Ho tu l'hai vista la partita, no? visto gli highlights. Ok, non so se hai visto l'urlare o sbraitare di Chiellini. Vabbè, ma quello lo fa sempre. Ok, se fosse stato un altro giocatore, Chiellini era fuori. Vabbè, qua si torna sempre sul discorso, no, della sudditanza psicologica, che, ma, nel senso che, Sono stati cartellini rossi per molto meno. sì, ma questo è Ah, un... vabbè, perché il secondo giallo del Bentancur, secondo te, era... No, quello non è il secondo giallo, no. capito? Allora, Alla fine è l'arbitro che non ci ha capito un cazzo. esatto, ma è Ma quello che stavo l'arbitro non ci ha capito un dicendo. cazzo già dall'inizio. Ma il Oh, perché ti problema... rubate? È quello che mi fai da me. Nel senso, Allora. tanta gente dice, ma la Juve ha rubato e qua e là. Ma se tutti abbiamo visto che l'arbitro non ci ha capito un cazzo, perché Sì, da dire che la Juve ha rubato? però se Perché ha l'episodio è vinto la successo. Juve. No, no, non c'entra la Juve. È questione. Anche se fosse stato Benevento Torino e fosse stata Ecco. la stessa cosa, era la stessa cosa, era uno scandalo totale. Però il problema è che allora Però capisci? Metti caso che l'Inter si starebbe giocando lo scudetto. Ti fanno. No, metti sto caso. Stai giocando con Abiticello. lo scudetto. No, è Capisci che vero, c'è qualcosa che se tu perdi una partita così è giusto. Però scusate, allora io posso capire quando ci sono partite dove, diciamo, che non sono proprio fondamentali, no? Che ne so, Napoli no, Udinese. Verona o Bologna questa sera. Verona-Bologna, allora là mi puoi mandare un arbitro che deve fare esperienza, che deve fare strada, tutto quanto. Nelle partite importanti, lasciando perdere il discorso del se si stavano giocando il campionato, lasciando perdere quello, però Juventus-Inter è un derby d'Italia, ma poteva essere Milan-Inter, Juve-Milan, Roma-Lazio, Roma-Napoli, Napoli-Juve. Su queste partite qua mi devi mandare un arbitro che sappia gestire la partita, che sappia gestire i cartellini, tenere a bada i giocatori, fargli capire. Oh, calmare il gioco, calmarlo. esatto, ma come fanno dappertutto? Se tu vedi all'estero, nelle partite importanti ci mandano gente ad arbitrare che sa tenere quella pressione, che sa gestire quella partita, che sa gestire quei giocatori, che capisce anche la partita a livello Esatto. emotivo, caratteriale, che partita è. Allora, da una parte ti do ragione. Dall'altra però ti dico, però uno, come può fare esperienza se poi non andrà mai ad arbitrare quel tipo di partite? È diverso perché Ti è fai una partita delicata. 30 volte Cagliari-Bologna. Se tu su 30 volte dimostri che Cagliari-Bologna te la gestisci bene, allora alla 31esima io ti mando a fare, che ne so, Cagliari-Milan, poi e te la fai 15 volte. Poi ti fai Milan-Napoli, mo dico squadre a casaccio, Sì. e te la fai 10 volte. Dopo che hai fatto 100 partite, dove hai dimostrato, allora ti vai a fare Ti fai un derby Napoli-Juventus. d'Italia, ti fai un derby Ti vai a fare della Madonnina, Napoli-Juventus. ti fai il derby di Roma, ti fai partite che sono tese. Boh. Beh, No, nel senso, alla fine, cioè, capisco, è giusto il discorso che state a dire voi, perché tanto, mi ricordo che quando ero piccolo io, la maggior parte delle partite, quelle più importanti, c'era sempre Collina, c'era... esatto. E Collina era uno contro cazzi, Non scusa era lo la parola. Era il miglior miglior arbitro del arbitro del mondo, mondo, lo so. e giustamente se ci stava Juventus-Inter dove si giocava il campionato, ci andava Collina, il miglior arbitro. Non è che ci andava quello che, tutto rispetto, però che ne so, che saliva dalla Serie B. Sai cos'è il problema? E cos'è che abbiamo in Italia? È che noi in Italia non abbiamo arbitri all'altezza. No, noi abbiamo migliori Noi arbitri abbiamo del avuto mondo.
un arbitro che era Colin che ha fatto la storia. Ma guarda, noi abbiamo i migliori arbitri del mondo, perché se vai a vedere negli ultimi anni le finali di Champions, le finali dei mondiali, le Dei mondiali. finali degli europei, negli ultimi anni Sono la maggior parte delle volte sono state arbitrate da arbitri da un nostri, Rizzoli, italiano. su tutti. Quindi noi abbiamo i migliori, che se non hanno fatto finale, hanno fatto semifinale. Sì. Quindi già questo ti dimostra la nostra Calvarese, 45 anni compiuti, e nemmeno di livello internazionale. Esatto, sì, Calvarese è quello proprio tra i peggiori in Italia per l'esperienza che c'ha. 20 anni che sta a fa fare Da una l'arbitro, parte è quindi brutto, però no, però è boh, vero, nel cioè uno deve senso. essere onesto, Sì, nel senso. no, ma, cioè, ma è giusto, ma tante volte per quello non. Perché, cioè, nel senso, per carità, allora, se fosse, ecco, un arbitro che me sbaglia, sto cazzo di Verona a Bologna che non riesce a tenere la partita in tranquillità, che me fa 20 euro, è normale che non lo mandi ad arbitrare un Juventus-Inter. Che poi Ma Calvarese ha già arbitrato partite importanti con risultati non proprio eccellenti, quindi non è che dici, sai. allora il problema qui è un altro, è chi fa le designazioni delle partite. Esatto, quello che dicevamo prima, cioè se tu sai che quella giornata c'è una partita importante di quel tipo, ci mandi uno che è preparato e che te la sa gestire, non ci mandi il O primo che se passa. no, secondo me fanno così: prendono i bigliettini, ci mettono tutti i nomi, li mettono dentro qualcosa e Può pescano. Quello essere. che esce fuori arbitra. Sarà successo questo, perché se no non vedo una motivazione logica Può in essere, può queste essere. scelte. Comunque, Comunque. allora, chiudiamo il discorso dell'arbitraggio. Sì. E allora, Atalanta in Champions. Ultima giornata, Napoli, Milan e Juventus si giocheranno un posto in Champions League. A Bologna, Juve e proprio Atalanta, Milan e Napoli, Verona. Napoli e Juve molto più avvantaggiate rispetto al Milan, però Però pure là tocca vedere, perché se il Milan gli dovesse bastare un pareggino con l'Atalanta, potrebbero fare un biscottone. E eccoci, eh. quanti punti c'ha la? No, perché allora la Juve non deve vincere. Ok. Perché a pari punti il Passerebbe la Juve. Mi no, a Cioè, pari sono a pari punti con punti Mil. adesso, ok. A pari punti Milan. Metti caso che Milan e Juve a pari punti, il Milan ha il vantaggio degli scontri diretti. Per quello, se ieri avesse vinto, si sarebbe giocata l'ultima, l'ultimo, cioè l'ultimo posto solo con il Napoli. Eh sì, Sì. perché vincendo il Milan ieri sarebbe stata automaticamente qualificata la Champions. Quindi Allora, ci sarà l'ultimo posto e retrocessione proprio tra Benevento e Torino, come ho già Torino, detto, esatto. aspettando la partita da domani. Perché Allora, potrebbe secondo essere me, anche che lo Tito sì. faccia un favore all'amico Cairo e domenica sarebbe tutto quanto inutile tra Benevento e Torino. Sì. Vabbè, Juve e Napoli secondo me sono più avvantaggiate rispetto al Milan. Sulla carta sì, anche se sulla carta il Milan doveva essere quello più svantaggiato prima, perché aveva tutte squadre che lottavano per la salvezza, eppure, insomma. Non ha fatto male, però si è ritrovato alla fine, ha perso punti ieri. Nel Sì, senso, assolutamente. se ieri avesse vinto, non staremmo qui a parlarne. Ma guarda, Ha già qualificato per la Champions bastava e togliere un che gol dalla partita con il Torino e metterla quella col Cagliari.
Invece che 7-0 Capito. con il Torino, Ah, facevi no. 6-0 e 1-0 e eri in Champions League. Capito. Allora, se la può giocare, perché comunque l'Atalanta, anche nella partita di ieri, ha fatto molto turnover. È una squadra che comunque chi metti, metti, è forte. Sì, poi vanno col pilota Se la automatico. può giocare, sì. Per Non è me se facile. la può giocare il Milan, poi ho Napoli e Juventus, sono più facili, cioè, sono più avvantaggiate, ma non metto la mano sul fuoco. Anche perché poi tocca vedere perché Perché l'Atalanta ormai è in Champions League. Cioè, al massimo che può aspirare è il secondo posto. Cioè, la certezza di essere secondi. Il massimo che può aspirare. Quindi tocca vedere il discorso che facevamo l'altra volta delle motivazioni. Cioè, se il Milan scende in campo giocando per andare in Champions League, è vero che vanno a 2000, come dicono in chat, però insomma, tocca vedere. Tocca sempre giocarla. Tocca sempre giocare. sì, perché comunque la palla è tonda e nell'ultima giornata non si sa mai che succede. Perché ieri il Milan ha rischiato più volte anche di perderla. Sì, anche, vero. Ha trovato un Donnarumma in formissima ieri. Almeno poteva segnare il gioco aperto, almeno faceva qualcosa per me. No, meglio di no, meglio di no. E vabbè, sarà un'ultima giornata, dai, che io spero che ci regalino anche all'ultima giornata una lotta per la salvezza. Spero, spero. Almeno avremo qualcosa di cui parlare lunedì sera invece che Sbrocca, del. devo darti una brutta notizia. Purtroppo Ecco. sono entrati sia Lasagna che Orsolini, Perfetto. quindi non gioco in 10. Bene. Basta che non segnano poi. Tanto pareggiamo. Pareggiamo. In teoria, che In teoria. Meno che non segni a Barro fa doppietta. Visto mai. pure è entrato dall'altra. Ecco. E tacci sua mentre la Comunque. geco. Comunque. Dunque, allora Allora, una domanda. io vi faccio un piccolo spoiler per settimana prossima, perché visto che Vai, praticamente sì. settimana prossima finisce tutto, Sì. volevo organizzare una specie di pagellone della Serie A con dei voti, eh? Che dite? Per ogni squadra. Potremmo fare anche una cosa così. Per cambiare un attimo, tanto poi finisce tutto e ciao. Ognuno dà, quindi ognuno deve dare un voto alla squadra. Diamo un voto con motivazione. Cioè, non è che dici, ah, che ne so, il Sassuolo 7 perché sì. No, dai una motivazione. Perché c'ha Boga. Esatto, perché Perché c'ha c'è Cin. Boga. Si fa una media, no? Dei voti che ognuno dà per una squadra. E poi si fa una tier list, no? Da 10 a 4, direi, come Sì. minimo. E 3 perché c'è il Parma, tocca dargli 3. E quindi da 10 a 3 e poi si fa una media. Allora, dicevi Vabbè. Franky, prego, scusa l'interruzione, volevo. Mi sono scordato che stavo a di Perfetto, vuol dire che non era importante. Ah, chi va in Champions League? Domanda banale, ma Io rimango dell'idea che ci vanno Napoli e Milan. anche secondo me. Io rimango convinto di questo. Perché Secondo. non Dimmi. No, dimentichiamoci che quelle che dicono dicevo, che Napoli e Juve. Scusate. Ho detto una cazzata io. Napoli e la Juve potrebbe essere anche squalificata delle coppe europee. Juve. Sì, poi toccherà vedere anche il processo della UEFA, quello che. Cioè, co cosa vogliono fare, come lo vogliono fare. Quello che dicevano tanti e quello che condivido anch'io, no? Perché cioè, stanno facendo una guerra a tutte queste squadre. Però non si sono posti una domanda, secondo me, più essenziale. Perché si è arrivato a tanto? Perché la UEFA ha dimostrato di essere. Cioè, allora,
è un po' un bordello, per come la penso io, è un po' un casino, nel senso, allora, c'è un format che è la Champions League, che negli ultimi anni non sta funzionando, cioè non funziona più come funzionava prima. Poi Esatto. c'è il discorso del fair play finanziario, È una gran puttanata. voluto dalla UEFA, ma che non vale per tutti. Ecco. E quindi la UEFA che gestisce tutte le competizioni europee, che se ne è uscita l'altra volta con il calcio dei tifosi, loro pagheranno, loro sono le squadre cattive. In parte è vero che sono le squadre cattive, le 12 della Superlega famose, perché mo sono rimaste in 3, ma erano 12. Loro, le squadre cattive, hanno, tra virgolette, sbagliato nel voler fare una cosa non meritocratica, buttandoci dentro squadre che non avevano senso di essere buttate dentro. Arsenal, il Tottenham, così, buttate dentro a caso. Senza dare motivazioni del perché fossero messe dentro questa Superlega, e tutto il discorso dei soldi. Perché il problema nasce lì. Nel senso, allora, tu vuoi fare una Superlega? Perfetto. Vuoi fare un campionato a parte? Perfetto. Ma se tu fai la Superlega e ti becchi i tuoi 500 milioni all'anno solo per essere iscritto nella Superlega, non puoi fare il campionato nazionale, perché già c'è una forbice importante tra le prime e quelle di media classifica. Se tu vai a fare pure quella, e la forbice, ragazzi, la diventa infinita. Il problema è quello. E il problema è stato anche dalla UEFA, della UEFA, che non è riuscita a fare una a rimodernizzare una Champions League che stava perdendo di appeal. Poi hanno fatto quella troiata là della Champions League che prenderà piede che è 2024. Spero che non vedrà mai luce quel progetto là. E quindi non lo so, cioè ora toccherà vedere. Toccherà vedere. E poi avevo letto che aveva dato una specie di un po' di tempo fa, ha dato una specie di ultimatum a queste tre squadre di ritirarsi, anche se però pagavano una multa, mi sa che già ne stavamo parlando l'ultima volta. Sì, abbiamo messo, accennato un qualcosa, però il problema è Sì. che hanno fatto il comunicato Juventus, Real e Barcellona dicendo Allora. che la Superlega esiste, nel senso che l'organizzazione della Superlega esiste, che loro non vogliono uscire da questa Superlega e che la Superlega in qualche modo si farà. Quindi ora ci sarà Ma un così mi sembrava poi una piata per culo, però. Però ora ci sarà uno scontro diretto che la UEFA vuole portare in tribunale tra queste tre squadre e la UEFA. Ma tanto su due cose succederanno: o non si farà e queste squadre pagheranno, bla bla bla, oppure troveranno un modo per farla. Troveranno un accordo con la UEFA, bla bla bla, e andrà fatta. Non penso quello. Perché allora tutto il casino che è stato fatto è stato per niente. No, io penso che se la Ma UEFA dovesse tante mettere il volte è becco pure anche solo la. scena. Sì, ma se la UEFA dovesse andare a mettere mano anche sulla Superlega, cioè non avrebbe senso di esistere, pure perché è una competizione che è stata fatta per staccarsi dalla UEFA e da tutti questi regolamenti qua. Perché è No, una ma forse competizione troveranno privata. un modo. Sì, ma a me non, secondo me, come già detto, non serve un cazzo, però Quello penso che siamo d'accordo un po' tutti. avranno le loro motivazioni nel perché farlo. Penso che siamo un po' d'accordo un po' tutti su quello che non serve assolutamente a niente.
Non lo so, vedremo nei prossimi giorni, settimane, non lo so. Anche perché poi non si sa se prenderà piede, quando prenderà piede, come finirà, boh. Quindi Intanto il vedremo. Bologna ha pareggiato, ma Attenzione. ha segnato Palacio. Orsolini, ok. Palacio. Allora, ragazzi, Dimmi. fantamercato, allenatori, partiamo dalla base della squadra. Avete sentito le ultime novità, news, indiscrezioni, ipotesi? Io ho sentito De Zerbi De Zerbi allo Shakhtar Donetsk, sicuro. lascerà il Sassuolo per lo Shakhtar. Il contatto tra Real Madrid e Allegri, dove si sono incontrati, dove Allegri ha detto: tu entiendes de cavallos? No, Con di l'Ippicas Epicast. Musos cortos. Musos cortos. Muscotto codos. Boia da. Ah, dai, io ho detto ne so, che il bello è stato proprio. Ne stavo parlando col padre della ragazza mia e lo stavo proprio dicendo questo prima ancora che fecero la foto. Ho detto: già mi sto voglio vedere Allegri a Madrid che va a fare proprio le conferenze e inizia a dire sta cosa del tu entiendes de Ippicas. Sarebbe una cosa molto figa da vedere, Che si mette a però. fa Capito? si mette a fa boia da ma Mo che cazzo innanzitutto prima di volevo tutto ringraziare se tocca fare i complimenti ai pequeños capito sarebbe molto figo vederlo. agli Zidane ci vai alla Juve? No, io ripeto rimane a lei e rimane Pirlo fidatevi Allora, secondo. Allora, Zidane ma da nessuna parte. visto che parliamo di Zizou, secondo me, e sarebbe fantastico, la butto là. Pochettino non vince nemmeno la Ligue 1, viene mandato a calcio in culo fuori da Sicuro, Parigi. Proprio sicuro. gli viene dato il divieto di entrare a Parigi per sempre. A lui, ai figli, nipoti e 3 generazioni dopo, e ci va Zidane a Parigi. Sarebbe. Secondo me pure. Potrebbe essere carina come Gattuso, cosa. Gattuso avevo sentito che doveva andare, che forse va a Firenze. Gattuso, tutti lo vogliono, ma nessuno Adesso tuo parla. figlio. Capito? Però ecco. Si parlava anche della Lazio, Sì, ma infatti addirittura era uscita fuori cioè, l'indiscrezione, la voce, l'idea, mettiamola così, che è un'idea più che altro, di Gattuso alla Juventus. Cioè, sì, è vero. le tre possibili È vero. destinazioni di Gattuso potrebbero essere Firenze, che già se ne parla da un paio di mesi, Lazio, perché Inzaghi non ha ancora firmato il famoso rinnovo. E Juve. Grazie. Spiazze per i ragazzi, Ma spiazze. alla Juve mai. Alla Juve E non penso. secondo mai Alla non Juve ci non sta. Secondo penso. me, però secondo me quello che ci vuole alla Juve è un Gattuso. Allora, io Gattuso alla Lazio Ma non alla lo Juve le vedrei palle, mai nella vita. ancora. Alla Juve c'è uno È con le un uomo palle. perché Gattuso non c'ha le Ma no, in quel senso ci vuole Cioè, uno con dire minchia. Con le forte. palle cubiche. Porca puttana. Che magari viene da Livorno. Tipo Klopp che quando si incazza bestemmia in tedesco, capito? Però bello. Per me uno così, però io ripeto sempre me rimane No, fatto che rimane Pirlo. secondo Ah, secondo me. me Allora, intanto parliamo che italiano potrebbe essere la prima scelta per il Sassuolo. pure. Poi Sassuolo, sì. Quindi E non sarebbe male. già Casella Sassuolo, diciamo che la mettiamo chiusa e assegnata per la prossima stagione. No, anche se lo Spezia è salvo, Sì? dite che se ne Sì. andrà. Lui ha detto che Tipo l'avventura con la cosa un. Ecco, è finita. bravo, Sì, tipo sì, sì. Mourinho. Tipo Mourinho, esatto. Mourinho qua. E
Lo si andava a prendere a casa. Allora, a questo punto penso che sia palese il fatto che Gattuso lascerà Napoli a fine Sì. stagione e io devo ancora capire come De Laurentiis possa mandar via prima Ancelotti e Gattuso che ti porta in Champions. Qualcuno me lo spieghi per favore, grazie. Ma E il problema di questo, che comunque, scusa Mario, è che se si va ad analizzare proprio la stagione del Napoli, il Napoli è stata molto molto sfigata, perché esatto. se no poteva benissimo giocarsi un posto, cioè poteva benissimo giocarsi lo scudetto, ma perché è stato un bel periodo, ha giocato con Petagna punta, perché c'aveva Mertens Non male, Osimhen male. c'aveva né attacco, metà Era centrocampo centrocampo. era la difesa titolare in box. E se sta Un gioca a posto allenatore, centro. qualsiasi allenatore, anche Guardiola, avrebbe avuto problemi. Sì, infatti erano scesi sesti, Quindi, settimi, poi sono tornati su appena l'organico era appena completo. cominciato, esatto. E secondo me Napoli gioca anche un bel E calcio. gioca molto bene, esatto. Io mi sono visto la partita, infatti, E quella di domenica, e vabbè, non sai, fischiate. mi sta sembrando tipo Gattuso al Milan, che è riuscito a non qualificarsi in Champions per un punto e fu mandato via a calcio in culo. No, ma sta segnando lui. Perché? Se andò, sì, Perché non voleva fare male alla squadra. perché la società gli aveva, tra parentesi, rotti i coglioni, e dice: io, per non, visto che sono un disturbo, me ne vado. Sì, però scusa, ma se tu prendi un allenatore che ti prende una squadra che l'anno scorso era in mille difficoltà, te la porta a fare un'Europa League, poi l'anno dopo, tra mille difficoltà un'altra volta, ti porta in Champions e ti dimostra che il pacchetto squadra allenatore c'è, cioè, io non capisco perché devi non mandarlo via, però comunque cambiarlo. Io sta cosa non l'ho capita, perché De Laurentiis dovrebbe Cioè, andato, anche cioè, perché parliamoci chiaro, per il Napoli le opzioni sono tre. Spalletti, eh? Ci va Spalletti. No, Ah, già, ok, che Spalletti non era tra le mie opzioni, quindi perfetto. è Torna Spalletti. Sarri torna. quello era una delle No. opzioni. Quello che dicono è che c'è già un accordo con Spalletti, eccetera. Sai che Spalletti lo mandano via dopo 3 giorni a Napoli? Sì, Probabile. perché quando entri nelle dinamiche di una squadra, di una società, ci sono alcune cose che alla fine Minchia, poi. io Mamma mia. quando era all'Inter, guarda, quando lui stava all'Inter, non ho mai visto una conferenza stampa sua. Mai, ma Ah. proprio mai, Perché mai, non mai, capirebbero quello che perché dice, esatto. esatto, a parte quello, però fanno 5 ore di allenamento, 4 ore perché devi parlare. Cioè, Spalletti fa Ma tipo delle la domanda super la faccio io cazzole poi. lunghe un'ora. Una domanda ve la Minchia. faccio io. Avevo sentito, secondo voi Conte rimane o Secondo no? me Secondo non lo me so. sì. Secondo me sì. Cioè, se. Allora, io dico la verità. Adesso che Mourinho è tornato in Serie A, lui c'ha più voglia di rimanere. Guarda, io ti dico la mia idea. Se Conte se ne esce come se ne è uscito l'anno scorso o se ne vuole andare perché gli girano, sarebbe ancora più stupido di quello che è già. Cioè. Ma no, ma quello che penso io, bravo. Giornate, aggiornamenti di oggi, dicono fonti vicine all'Inter, dicono che Conte è disposto a ridursi anche l'ingaggio, Ah, per il discorso de. è disposto a ridurre il suo contratto, il suo contratto, a meno che
comunque gli garantisca la società degli innesti per continuare a vincere. Tu prese, cioè, se vai da Zhang Il problema è quali a sono fine questi mese innesti. sono sulla fascia perché Yang se ne a calcio in culo, Ah, ancora gioca Yang. Perisic a calcio in culo, su quella fascia là c'ha problemi niente. E si parla del ritorno di... Allora, Di Marco dovrebbe ritornare alla base. Sarebbe anche ora Di dopo Marco. 10 anni che è fuori in Ah. provincia. Perché Conte, come ha giocato quest'anno, gli piace tantissimo. Ma guarda Gli è che piaciuto Di Marco è tantissimo. forte. E anche per il fatto del vivaio, che è cresciuto nel vivaio per la UEFA, eccetera, tutte le minchiate qua. E si parlava di sempre di Emerson Palmieri e di Alonso. Entrambi che li ha avuti al Chelsea. Esatto. Io direi per come gioca Conte più Per Alonso. rimanere, diciamo, Conte, avere la garanzia, Conte vuole 1/2 sulla fascia. Perché lui dall'altra parte si sente tranquillo, perché è anche super contento di Darmian. Un attaccante Un attaccante, un vice Lukaku, che avresti perché già in casa. Esposito. Pinamonte. No, Pinamonte non gli piace. No, non gli piace. Ma come Esposito, no, Esposito è uno dei giocatori che potrebbe far cassa all'Inter. tanto per cambiare. Ed è secondo me è sbagliatissimo. Esatto. Io a E un chi pre Esposito lo allora, lascerei tu da ancora tifoso più interista come vice Lukaku. tempo. Ah, io prenderei Dzeko. Dzeko tutta la vita. Come vice Lukaku, Dzeko, come vice Sì, Lukaku. ah, Ok. ma ci pulisce le scarpe. Allora, Dzeko Mario capisce poco di a calcio. Frankie, quest'anno, tu... no. La coppia titolare è quella, Lautaro cosa? Sì, appunto. Quindi tu per un vice Lukaku devi prendere uno che ti Perché faccia sa, da vice. perché ricordiamo che Vidal se ne andrà via perché pesa 6 milioni e mezzo di contratto. Come dice che vuole Perché non, se vincere? non gioca. Ma dice che vuole vincere Sto cazzo deve la vincere. Champions League con l'Inter, Vidal. Ah, Sì, domani mattina. domani si gioca la finale, non lo sapevo, scusa. Esatto, Sanchez perché ci sono 7 milioni di contratto. C'ha Sanchez, ricordiamocelo. Quindi è un altro giocatore che deve essere piazzato. Ma tipo Muriel. Muriel mi piace tantissimo anche. Butto Allora, lì a caso, eh. il problema è che se tu Se allora Sanchez se ne va, Muriel può essere un'alternativa a Lautaro, ma non può andrà. essere un vice Lukaku. Perché allora se tu mi devi... allora se tu vuoi un vice Lukaku, tu devi trovare uno della stazza di Lukaku, ma anche con la sua velocità. Ma guarda, l'Inter Ci l'aveva sarebbe anche Giroud. trovato a gennaio, Chi? no? Giroud. Ma va a dormire, Mario. Oh, e sono nomi di Conte. Sono Ah. nomi che ha fatto No, sì, Conte. perché Sì, un Conte ce po'. l'ha Ma avuto al io Giroud non lo Chelsea. prenderei mai. Perché No, aspetta Conte un ce l'ha avuto po'. al Chelsea e l'ha preso Sì, dall'Arsenal no, no. perché l'ha voluto. Aspettate un attimo. Io sto dicendo un conto è fare i nomi che ha detto Conte. Un conto è dire un nome di un attaccante che ha la stazza di Lukaku e No, la vabbè, velocità quello di non lo Lukaku. Io trovi. quello ho E chi detto. c'è? E chi c'è? Ma quello non lo trovi. Io Chi solo c'è? quello ho detto. Non c'è Però un non... giocatore come Lukaku, secondo me, non c'è. Però un Mamma giocatore mia. che ti può fare la prima punta come Lukaku, non Ciro come caratteri. Immobile. No, ecco, bravo, No. la squadra è quella. Però non come. Io, fermi tutti, non parlo di caratteristiche fisiche, quindi stazza, velocità e tutto quanto, ma come ruolo di prima Ah. punta, ok? Come Sì. ruolo di prima punta, poteva essere Caicedo a gennaio. Esattamente. Infatti l'Inter l'aveva trovato, diciamo così. Uno che ti può fare il vice tranquillamente perché non ha pensieri di titolare inamovibile, cosa che magari può avere un Dzeko che se viene all'Inter non è Sì. che ti dice mi metto in panchina e gioco 10 minuti. Vabbè, No, oh, quello Lewandowski.
Sì, viene a far Sì, panchina all'Inter. no, Lewandowski, che cazzo è? Viene a fare panchina Lewandowski Lukaku all'Inter. non sarebbe male Harry come attacco. Kane viene a far panchina all'Inter. Poi Giroud viene a far panchina all'Inter. Ok, poi Vabbè, però altro. capito, nel senso tutti vengono a giocare, chi viene deve già sapere che farà Che da farà il secondo? sostituto. Esatto, e non è, cioè non puoi andare a prendere un giocatore che ti gioca titolare in una big. Non lo puoi fare, capito? Ciccio Caputo. Potrebbe. Anche, sì, Why perché no? not? Sarebbe un sogno. Però ho capito, Ciccio Caputo sul tetto se ne va Ciccio. d'Europa. Però ho capito, se ne va, se non, secondo te io, Ciccio Caputo, sto a Sassuolo, mi trovo bene, sto a fa bene, me ne devo andare all'Inter per fare da secondo, Sì. Beh, che forse mi gioco 10 partite l'anno. E il problema è anche quello da Origi. pensare, però. Ma devi vedere Origi. se potrà. Però Chi? tenetelo la Roma. Origi potrebbe essere Sì. Sì. Batshuayi. Sono due ottime punte che possono fare, che fanno da secondo senza dover essere titolari per forza. Poi Batshuayi è connazionale di Lukaku. Why not? È una scelta molto, molto difficile. Anche un Cavani, cioè, vedete bene, visto che, cioè, vabbè, è vecchio, Sì, però ma ultimamente Cavani fa c'è da dare. bene. Allora, tu metti via Cavani gli dà 12 milioni Sanchez, appunto. all'anno. Scusa, Minchia. quanto lo aveva pagato l'attaccante? 500.000 euro Che c'entra? Ma se l'obiettivo dell'Inter è ridurre il monte ingaggi, se tu metti via un non so, un cazzo di Sanchez che prende 7 milioni all'anno. Ah, quindi il cazzo di Sanchez prende 7 milioni all'anno. Più o meno quello. A sto punto, te tieni Esposito, che non pia 12 milioni, ma ne pia, forse ne prenderà 1 milione. Ecco come Non è per risparmi 5 milioni. Conte. Non è per Conte. Allora, io voglio sapere. Io voglio, no, dimmi un Ma attaccante che spia 3 Conte! milioni. Ma Conte! Tanto Conte Qualsiasi si sa come. fa la super mega squadra per arrivare a quarto nel girone di Champions League. Ma appunto. Niente, lo guardo manca. Col Mo vado a cercare. Galatasaray e altre Mo vado a squadracce cercare. dell'est. Mo me sono andato a cercare. Attaccante italiano che pia 3 milioni. Vai su Transfer Market e vedi quello che trovi. Voglio proprio vedere che esce fuori. Intanto voi C'è parlate. anche Murici che Belotti potrebbe. quanto prende all'anno? A Belotti però gli devi dare 80 milioni a Cairo. Non penso che sia. Ma tanto Belotti va a Roma, sono Ma non può rimanere a Torino un'altra stagione, no? Deve venire a Roma per forza. Bene, sicuro. Sì, secondo me sì. importante. A me Belotti, raga, non. No. Preferisci Cardi? Non posso tenere Dzeko? Cioè, potessi scegliere, non posso tenere Dzeko. No, devo avere per forza qualcuno. Non lo so, Ragazzi, Belotti non mi convince pienamente da top club. Icardi. Boh. Certo, se te lo regalano a 30 milioni, sì. Se te lo vi dico regalano. ufficialmente che ho vinto al Fantacalcio. Comunque, Ale. a Fantacalcio. Ma dove? Ah. Allora, ricordiamoci che se Icardi ritorna in Italia, questa O Juve, 12 o o Roma. 13 milioni devono andare nelle casse dell'Inter. Ma se parlava che il Paris Saint-Germain lo voleva svendere a 35. 12-13 milioni le deve dare all'Inter. Vabbè, Paris Saint-Germain non è che ha problemi dei soldi. No, quello no. Però. Senti, invece, parere tuo super partes, un po' come il mio, perché non è che ce ne freghi. Più che altro perché abbiamo fedi calcistiche diverse. Inzaghi, Simone. Questo contratto, il rinnovo che non arriva da mesi. Si pensava che fosse una mezza formalità. Secondo te, Yes. non arriva perché sta aspettando
qualche offerta che potrebbe arrivare, magari io la butto là. Si parlava di Spalletti prima, ma io la butto là. Magari potrebbe arrivare da Napoli, da Torino. Torino sponda Juve. Beh, non penso che vada al Torino Ma da Lazio. posso dire solo un attimo una cosa? Sai Sì. quanta differenza c'è dal. Io ho visto c'è la classifica dei giocatori degli ingaggi. Il Ok. primo, vabbè, è Cristiano Ronaldo a 31, il secondo è De Ligt a 8, cioè c'è un 23 milioni di differenza, però. Ecco. Potete tornare a questi discorsi. Vabbè, è diverso. Tu a Ronaldo c'hai i diritti di immagine, c'hai le magliette, c'hai tutta questa roba qua. C'hai che Quindi, lui cioè, prendeva 25 milioni prima, non è che gli puoi dare 9 milioni. sai chi è il giocatore che prende di più all'Inter? Prende di più all'Inter? Conte. A No. parte Conte, mi sa che è Sanchez. No. Eriksen e Lukaku prendono Ah, tutti e due. Eriksen, giusto. 7 e Giusto, mezzo, e poi c'è giusto, Sanchez Eriksen. a 7. Sì, giusto, Eriksen che sì, giusto. Vai, ok, niente. Dicevo Solo di Simone Inzaghi, guarda, secondo te aspetta qualche secondo me sì. offerta oppure sta aspettando perché vuole delle garanzie sul mercato? Perché pure quello è importante. Io penso che l'avventura tra Inzaghi e la Lazio sia finita. Ok. Secondo me. E secondo me tutti e due si stanno. Va a finire così. Tutti e due stanno guardando intorno. Cosa potrebbero prendere di meglio, eccetera, eccetera. Magari non troverebbero tipo Inzaghi avere una squadra più competitiva, per esempio. La Lazio non troverebbe uno all'altezza di Inzaghi. Alla fine di tutto il casino si rinnova per un anno. Anche perché, scusa, Inzaghi, mo, a me non piace come allenatore per varie scelte che fa durante Ha fatto 6 mesi buoni alla Lazio. Sì, ma a parte Poi quello, cioè, a me non mi piace anticorsi, perché poi Mercovide. fa giocare sempre allo stesso modo e sempre gli stessi. Ho E già quelli come giocatori. capito, figlio mio, però, cambia modulo, almeno quello. Un po' di fantasia. Comunque. Scusate, comunque Belotti vende 2 milioni. Per quello perché Cairo non. E dicevamo, però, meglio della Lazio di squadra libera in questo momento, ci Non potrebbe ce ne so. essere. Ci potrebbe essere il Napoli, perché poi pure là tocca vedere Spalletti, no, Spalletti, Gattuso, no, Gattuso. E il punto sulla Juventus, che pure là tocca vedere se Pirlo rimane o meno. Secondo me Pirlo rimane alla Juve, perché se Pirlo non rimane alla Juve, la Juve fa un'altra figura di merda. Però là tocca vedere perché se la Juve Il riesce a trovare Milan no, qualcosa di meglio Elia. di Pirlo. Il Milan no, perché è stato confermato Pioli. Sì. No, al Milan no, Milan rimane Pioli Per quello che ha detto Maldini, anche se non erano tra le prime e. No, 4, io credo che Pioli comunque rimanga, almeno per restava un'altra Pioli. stagione, sì. Anche se. Pure se non arriva tra le prime 4. Gasperini è ufficiale con l'Atalanta, rimarrà al 100%. Normale. E Sì, sono quelli. ecco, Diciamo che. O rimettersi in gioco con una squadra tipo che vorrebbe tirarla un po' su, tipo la Ma Fiorentina. chi questo? Simone. Inzaghi, no. Non sai, forse un nuovo Può progetto. essere che va a Napoli. Io Se quello Gattuso pensavo. va via, se Gattuso va via. In Napoli, per quanto so io, poi posso pure sbagliare, attenzione. Per quanto so io, c'ha già un mezzo accordo con Spalletti.
Però toccherà vedere quando sarà ufficiale. Se sarà Perché ufficiale, se no, perché De Laurentiis non è. Spalletti a giugno finisce il contratto con l'Inter. Sassuolo senza De Zerbi. Arriva italiano, toccherà vedere cosa cambierà col Sassuolo. Pure Sassuolo potrebbe andare, non sarebbe Mi male chiedo avere se hanno e Sassuolo sì. Inzaghi. Cosa? Dico Sassuolo sì e Fiorentina no. No, Fiorentina Chi ha no perché detto ci va già Fiorentina? Gattuso. Cioè, Se ci va. dalle voci, eh. Ma penso che Se non sì. dove va Gattuso? Cioè, Ah, la Lazio. se è vero che, che col Napoli il matrimonio di Gattuso finisce, cioè è già finito a gennaio, quindi andrà via Gattuso, e quella più papabile è Firenze. Pure perché non lo vedo con la Lazio, perché sennò dopo 2 giorni tira un cazzotto in faccia a Tare o allo Tito. Sì, esatto, quindi Attenzione non lo perché vedo con la Lazio con Gattuso. levando giocatori e allenatori si parlava di tare alla Juve pure, Per l'amor di Dio, cioè, spero per la Juve no. eh? Beh, tanto non è che Però parliamo di aspetta, cose. io là sarei curioso a fare il direttore sportivo, no? Lo scout, diciamo. Però Sì. ecco, io sarei curioso perché Tare si è sempre criticato, cioè si è elogiato alcune volte, vedi Savic, vedi Felipe Anderson, Alberto. e tante volte si è criticato. Vedi Patrick, vedi Morisi, che ancora mi devono spiegare perché Morisi vale 20 milioni. Comunque, però sarei curioso di vedere Tare con un budget di mercato come quello della Juventus. Perché in conto che tu con 20 euro devi fare la spesa per una settimana. In conto che tu invece di 20 euro c'hai 100 euro. Allora io sto guardando qua. Perfetto, Che serve a dire? Scusa, bro, non so manco a seguire benissimo. Dicevo, io. Scusa. Tare sarebbe curioso vederlo con un budget, cioè in una squadra con un budget di mercato superiore a quello che ha avuto la Lazio negli ultimi anni. Allora, entrate un attimo sul coso. Qua si presuppone che è molto probabile che Gattuso va alla Fiorentina. E ok, anche perché Iachini 100% non Sarebbe rimarrà a pure ora. E Firenze. Cappellino magico Iachini. Ciao mister Iachini. che si parla del cioè dipende cosa fa Pirlo. Se si qualifica un Champions oppure no, e si parla di Simone Inzaghi alla Juve. Ma so, è un paio d'anni che si parla di Inzaghi alla Juventus, quindi io per quello prima ti ho chiesto, secondo te, se Inzaghi sta aspettando questo rinnovo, aspettando magari qualche offerta importante dalla Juventus. Sì, secondo me sì. E a Aspetta. questo punto, mettendo caso che il cerchio si chiudesse così, alla Lazio. Chi ce l'ha? Esatto, chi andrebbe? Sai. Mario, parlo con te oggi, che Franky non lo vedo. Cioè, No, stavo a cercare di capire ma Sarri prende qualche 4 volta più. milioni all'anno, non penso che lo Tito abbia i soldi per pagare Sarri. Paolino Di Canio, oh, così finisce di dire cazzate a Sky e le va a dire a Formello. Benissimo. E dopo 2 giorni viene esonerato come nella sua storica carriera da allenatore. Grande Paolo Di Canio. Che ci andrebbe la Lazio? Ci sarebbe Juric che forse non rimane a Stavo Verona. pensando a quello, E stavo se pensando a ci va quello. Pippo Inzaghi, metti caso che il Benevento retrocede. E se ci andrebbe Pippo Inzaghi?
No, secondo me sarebbe un salto troppo grande. No, io non ce lo vedo proprio Inzaghi come... Cioè, Pippo non ce lo vedo a Roma con la Lazio. Se no, c'è poco e niente. Appunto. Cioè, lì lo Tito si deve inventare la scommessa. Chi? Klopp. Claudio dice No, ho Pirlo, detto. non penso. No. Ma no, ancora Pirlo rimane alla No, Juve. Pirlo rimane alla Juve, secondo me. Secondo me alla fine di tutto sto casino cambierà. Napoli, abbiamo Napoli detto. e Sassuolo basta. lo deve cambiare perché quello se ne va. Roma cambia perché è ufficiale da Fiorentina. 15 giorni. Roma Roma ha già cambiato, ha già Lazio. cambiato. Lazio tocca vedere perché se Inzaghi non trova niente che fa sta a piedi una stagione, no? Cioè, penso. No, Rinnoveranno e penso. andranno Penso rinnoveranno un anno e avanti. basta. E per l'anno prossimo si vedrà. Oppure per punizione lo manda a Salerno una stagione. Può essere. Posso prendere l'allenatore della Salernitana, lo va alla Lazio Lazio. e trova un altro per la Salernitana. Ah, potrebbe Pensa essere. pure a Juric. Ma Allora, sì, perché da come dicono pare che Juric non rimarrà a Verona poi l'anno prossimo. Poi pure là Ma tocca secondo vedere. me dipende tanto da quanto movimento ci sarà. Ma un po' sì, anche perché si dice che Cairo non sia contentissimo di Nicola, anche se mettendo caso che Nicola dovesse salvarsi, le prestazioni del Torino delle ultime giornate non fanno emozionare così tanto Cairo. Ok. E si vocifera che il primo Ecco indiziato qua. per la panchina del Torino potrebbe essere Juric, che non dovrebbe rimanere a Verona. Ma capito un conto, cioè il problema è che sono tutte voci, capito? Vabbè, quello poi Non noi vorrei che facciamo tutte ipotesi, fossero però. tutte voci, sì, che poi sono visto, sono sempre tutte voci che, come se metti la Roma, ha fatto, era sempre, sì, vociferava sempre un altro e poi ha fatto la sorpresa di Mourinho, Sì, quindi. sì, sì. Ma guarda, bisogna solo aspettare a vedere poi Ecco, molto. già settimana prossima avremo un piano più completo di quello che di come sarà la fine di questo campionato, forse potremo avere un po' più un Io quadro migliore. faccio una domanda così, diciamo un po' a bruciapelo. Vai. Se Conte decide di fare il coglione, chi va Cosa? all'Inter? Se Conte va via? Se Conte decide di fare il coglione. Ho paura. Può andarci Allegri se non va al Real. Ma se Allegri dovesse firmare con il Real Madrid, allora diamo per scontato che Allegri andrà a Madrid. Oh, sai, è sempre libero, eh. No. Può stare dove sta. Pochettino. Può anche stare dove sta. Gattuso. Ho capito, chi vuoi? Gattuso. Sarri, ma Sarri. Per me è l'unico all'altezza che può continuare un ciclo così è Allegri. Ma vai, abbiamo detto che metti che vai al Madrid. Non ne sarei così sicuro. No, no, di CR7 Ecco ancora qua, non no, abbiamo perché ora dovete parlato, venire anzi non abbiamo all'Inter, parlato in eccolo qua. generale, proprio di CR7. E se vi dico, sto Ok. Zidane Paris Saint-Germain, ok? Conte Real e Allegri all'Inter, come vedete? Allora, Zidane al Paris Saint-Germain ce lo vedo bene. Spegni la PlayStation. No, Conte io stiamo al Real facendo Madrid lo mandano via fantacalcio. dopo 3 mesi.
Conte a Real lo mandano via dopo 3 mesi. E Allegri all'Inter farebbe Secondo voi Allegri sarebbe uno step successivo a bene. Conte? Se succede quello che è Sì. successo alla Juve, sì. No, ma in Sì. generale, secondo me sì. Cioè, Allegri è molto più versatile. È molto Allegri più camaleontico. s'accontenta con i giocatori che c'ha. No, ma poi ti cambia. Cioè, Allegri Si è cambia sistema di inventato gioco. Cuadrado terzino, si è inventato Mandzukic alto a destra. Ma a parte quello, ma Allegri cambia sistema di gioco, cambia il modulo, cambia in base Sì, all'avversario, appunto. sa quello che fa. E nonostante ci sia criticato tante volte, e rispetto a un Conte che invece è statico sul suo sistema di gioco, sui suoi 14 giocatori, perché Conte gioca con 14 giocatori e basta. E purtroppo questo l'ha limitato tantissimo in Europa con Juventus, Inter e Chelsea. Esatto. Diciamo che Conte è più bravo di motivare le squadre, riportarli a tra parentesi a vincere il proprio campionato, È però per il vero. resto. Ma infatti quando Conte arrivò all'Inter prese una squadra che negli ultimi anni, ok, che Spalletti l'aveva riportata in Champions, però negli ultimi anni faticava rispetto all'Inter che era stata epoca Mancini-Mourinho. Quindi era l'ambiente ideale per Conte. Infatti si è visto che in 2 anni, una volta ti arriva a un punto dal campionato e l'anno dopo te lo vince. L'anno prossimo sarà il momento verità per Conte, per vedere se è maturato, insomma, perché anche il Chelsea, quando lui prese il Chelsea, veniva da anni di difficoltà, di non lottare per il campionato, poi è arrivato Conte e se l'è vinto. L'anno dopo l'hanno mandato via. Appetate. Che i risultati non arrivavano. Quindi, boh, l'anno prossimo sarà da vedere. Sarà un bel banco di prova per Conte. No, faccio. No, voglio fare un attimo una specie di riflessione con voi. Perché negli anni tipo in Inghilterra ci sono stati tipo club come Manchester United e Arsenal che hanno tenuto per 20 anni lo stesso allenatore e adesso c'è questo e adesso se c'è un allenatore tipo ecco Conte che fa un anno bene l'altro anno fa male e lo cacciano perché c'è tutta questa differenza secondo Chi risponde? Mario o io? voi? Vai tu. Allora, dipende dal progetto. Cioè, lasciamo stare i nomi che erano tipo Wenger e Ferguson perché so. Allora, dipende dal progetto. Dipende quello che all'interno della stagione succede. Ora, tu hai fatto due esempi, di Arsenal e Manchester United. Sono però due esempi che due club che hanno avuto ecco, un allenatore per tanti anni, un club ha vinto tot e l'altro ha vinto poco e niente. Allora, io prendo il tuo esempio e lo uso. Allora, Ferguson è arrivato nell'86. È andato via nel 2013. Ma si è fatto 17 anni? No, 27 anni. Cioè, ha fatto una roba allucinante. Però là, perché c'era un progetto che si è costruito nel corso degli anni di vincere tanto in Inghilterra, in Europa, di far crescere tanti giovani. Cioè, Ferguson ha lanciato Giggs, ha lanciato Beckham, Ronaldo, Rooney, tanti ragazzi giovani Van e Persie. Dell'Arsenal. Van Persie, no, Van Persie no, dell'Arsenal. Però vincendo, quindi si era creato un ciclo vincente e un allenatore con il carisma che c'era Ferguson, con Scholes,
Vabbè, mo dirli tutti dopo 25-26 anni mi sembra un po' troppo. Stiamo qua fino alle 3 di stanotte. Però si era creato un ciclo vincente su tanti anni. E il Manchester voleva quello. Poi Ferguson è arrivato a un punto che ha detto: raga, basta, mi sono rotto le palle. E poi c'è stato il susseguirsi degli allenatori, Moyes, Van Gaal, che non vincevano e non avevano dato continuità al ciclo che aveva fatto Ferguson. Dall'altra parte c'era un Wenger che era bravissimo con i giovani, ha vinto poco e ha il merito di aver avuto l'Arsenal degli invincibili, unica squadra a non aver perso mai una partita dentro alla Sì. Premier League, eccetera, eccetera. Però lì era un progetto sui giovani. Wenger tante volte poteva essere mandato via, perché magari arrivava sesto, perché arrivava quarto. C'era il meme che l'Arsenal arrivava sempre quarto, no? In campionato. Sì. Però lì c'era un progetto sull'Arsenal basato sui giovani e Wenger in questo era bravissimo. Far crescere i giovani, farli esplodere, farli rimanere all'Arsenal. Van Persie, che abbiamo detto prima. C'è stato Theo Walcott, Fabregas, Henry. Henry, cioè hanno avuto grandi giocatori, Pires, Bergkamp, ok, però anche tanti giovani che poi sono diventati pilastri della nazionale inglese, Nasri. Quindi lì era un progetto diverso, dipende dal progetto che c'è. Tipo Guardiola che ormai sono parecchi anni che è al Manchester City, lì c'è un progetto di crescita dei giovani, crescita della squadra anche per il futuro, perché Guardiola banalmente che ha fatto? Ha portato il sistema Barcellona a Manchester. Quindi settore giovanile, stile di tipo di allenamenti, crescita dei giovani, eccetera, eccetera, eccetera. Se a questo unisci le vittorie, è normale che il ciclo continua. È normale che se tu prendi un allenatore che può essere un Conte, un Mourinho che ha un progetto suo personale di 2-3 anni e non di 10, il progetto può finire prima. Sì, però, cioè, nel senso, quello che te lo fa capire, cioè, mo che so, cioè, tipo, i numeri davanti, cioè, il Manchester United comunque con Alex Ferguson ha vinto, però non è che se ne hanno fatto bene l'anno dopo veniva cacciato. Qua sembra un po' come non dai più fiducia a un allenatore. Un Ma perché conto è poi tu che se devi vedere comunque. anche all'interno della stagione, pure se la stagione è andata male, no? Nel senso che magari dovevi vincere, sei arrivato quinto, per dirti. Però Quello è un conto, quello hai fallito l'obiettivo. ok, tu hai fallito l'obiettivo, perfetto, ma se in quell'anno tu hai portato in prima squadra 4-5 elementi giovani di prospettiva che hanno dimostrato di essere importanti, di essere cresciuti tanto, no? E di poter fare, allora continuiamo su quel progetto perché quei giocatori là l'anno prossimo magari ci fanno vincere il campionato. Cioè, il Pirlo di quest'anno, ok? Magari fallirà l'obiettivo di arrivare quarto in Champions League. Però c'è un ringiovanimento della squadra e tocca dargli fiducia. Ma per forza, capito? Non ha più senso poi se l'anno prossimo mi pina un altro allenatore. Non ha senso che comunque quello che hai fatto quest'anno poi. Perché può essere che l'anno prossimo i Danilo, i Demiral, i De Ligt, i Kulusevski, i Bentancur, i Rabiot, per dirti, ti fanno vincere il campionato. Potrebbe essere, perché sono comunque tutti ragazzi giovani. È normale che qua veniamo a Conte. Conte si pone lui in modo soggettivo, si pone un obiettivo che è vincere in 2-3 anni. Punto. Che l'obiettivo è quello, il progetto è quello, vincere. Senza pensare ai giovani, al progetto.
prendo i giocatori migliori, Lukaku, Barella, Hakimi, tengo quelli migliori, Skriniar, De Vrij, eccetera, eccetera, e vinco. Se non vinco in 3 anni, con la squadra più forte, basta. Vado via o mi mandano via. Ma questo penso che sia normale dappertutto. Mario? Ah, sono d'accordo con la tua analisi. Sono d'accordissimo. Oh, per carità, forse i tempi sono pure diversi da qua e là, Anche però quello. che poi, però, cioè, nel senso, bisognerebbe dare un po' più fiducia, secondo me. Poi è normale se fallisci. È il problema che le società di oggi non hanno tutta questa pazienza. Poi è sempre quello, ho detto 3 obiettivi, me li secchi tutti e 3, fai più schifo de... fai schifo, è normale che Poi può comunque... capitare che all'interno di una stagione, magari in un momento di difficoltà, si creano anche degli attriti tra società e allenatore. Può essere quello, può essere che si discute, può essere che... quindi là magari c'è un matrimonio che finisce senza ufficializzazione, senza ufficialità, però si creano questi attriti che poi portano inesorabilmente a un allontanamento delle due parti. Quindi può essere pure quello, che non è dovuto magari a un progetto o alla fine di un progetto, ma semplicemente a divergenze su alcuni punti di vista, su alcune cose. Beh, quello poi è un altro tipo di discorso. Però ci sono tante dinamiche che... Tipo Capello, per farti un esempio, venne mandato via da Madrid, anche vincendo il campionato, però venne mandato via con la scusante che la squadra non giocava il calcio spettacolare che doveva giocare. Perché Capello era il classico allenatore che 1-0, basta, partita finita, si vince di misura senza il calcio champagne che gli spagnoli sono abituati a A vedere vedere. e che vogliono vedere. Quindi... Poi Ferguson ha vinto poco e niente Sì, comunque. no, si è vinto solo si è vinto solo qualche Champions League, qualche campionato. Vabbè, Wenger però dai, qualcosa ha vinto dai. Wenger sì, però sarà sempre l'eterno incompiuto perché brucia ancora quella finale col Barcellona al Parco dei Principi di Champions League Nel 2000, no, e 6. 2006, sì. Poi faccio Champions League finali, sono fatti a scritto. No, vabbè, nel senso, allora per il momento bisogna aspettare domani, cioè sì, domani, Vabbè, domani per il il Torino, fine perché... di questo campionato, eh sì, però fine campionato, poi si potrà tirare le somme e vedere un po'. Sì, anche perché poi molti sono Che legati a succederà? quello Che che... a come chiuderanno poi la stagione. poi mercoledì c'è anche la finale di Coppa Italia. Allora, metti caso, la Juventus dovesse vincere la finale, ok? Ecco. E arrivare quinta in campionato. Metti caso. Comunque Pirlo si sarebbe Trofeo della porta vinto da casa. si sarebbe Due. vinto una Due Supercoppa e trofei. una Coppa Italia. Cioè, ok, non ti va in Champions League. Però tu che fai? Cioè, uno che ti porta a casa 2 trofei su 3. Vabbè, vai a vincere la Europa League. Ma che fai? Lo mandi via o te lo tieni? Ma no, ma alla fine, cioè, a questo punto te lo tieni. Poi dipende sempre da quello che deciderà la società. Perché comunque può essere che se la società non si tiene soddisfatta perché dice... Ci frega un cazzo che hai vinto la Coppa Italia, la Supercoppa, Gliela volevamo che sega. tu andai in Champions, non lo mandi via. Vabbè, comunque toccherà vedere poi Quelle settimana discorsi prossima quello strani. che succede su tutti i fronti, anche perché poi toccherà Sì. aspettare anche i verdetti dagli altri campionati, perché pure Che quello vorrà poi dire. ridendo
Ridendo e scherzando, Ah, perché manca scusate un attimo, perché un si mesetto parlava pure. all'europeo, Anche quello è vero. Anche quello è vero. Anche perché poi, sta cosa me l'ero dimenticata prima su Inzaghi, su Simone Inzaghi, perché si vocifera che sarebbe interessato il Tottenham a Inzaghi, addirittura. addirittura. Anche perché il Tottenham è senza allenatore, banalmente, perché è stato messo vice Allenatore. di Mourinho. Cioè, quindi tocca vedere anche all'estero quello che succede, più l'europeo. Più l'europeo. Una domanda secca, poi. Chi vince? Ma se Guardiola dovesse perdere sta finale dei Champions, cambierebbe un cazzo. può essere che il Manchester lo caccia? No. No, perché non significherebbe interrompere una crescita del Manchester. Esatto. Ma da quanti anni è che va avanti? Sì, ma il discorso che si Sì, faceva prima, a Manchester c'è un però progetto di un esatto. certo tipo che prevede che ci sia Guardiola a capo di questo progetto. Capito? Non vado manco a spese, però. Quello è vero. Insomma, mai imparato a spasi. Quello è vero, però se il Manchester City oggi può contare su Foden, torniamo sempre di lì, il merito è di Guardiola. Se possono contare su Ruben Dias, il merito è di Guardiola. Capito? Quindi lì c'è un progetto diverso rispetto a quello che può essere magari il Chelsea con Tuchel, che è arrivato per vincere. Cioè, è stato preso per vincere. È quello che si augurano che facci anche in finale di Champions League. Staremo a vedere. Che poi c'è settimana, 2 settimane. Mi sa di sì, la prossima. Cioè, Ma se è a fine campionati si gioca. fine maggio A dovrebbe essere. Oporto, in Portogallo, allo stadio do Dragão. Tra Chelsea e Manchester City. Che poi buona notizia, già si sta iniziando a rivedere le prime persone agli stadi. In Esatto. Inghilterra per la finale di FA Cup si è visto. 22.000 persone a Wembley. In Spagna pure si è giocato a Valencia, si è giocato con il pubblico limitato. Un'altra partita spagnola si è giocato con il pubblico limitato. Beh, questa è una notizia importante. Io già dico che come si potrà tornare in Italia agli stadi, io ci torno perché mi manca da morire. Ah sì, per bene. Che poi dicevo, fra meno di un mese inizia l'Europeo e quindi la domanda spontanea, chi lo vince l'Europeo? Il Belgio. Allora, io ti dico che la Francia parte favorita, per forza di cose. L'Italia ha un'ottima squadra, che può arrivare fino in Che poi fondo, oggi, se non mi sbaglio, è stata pure diramata eh. La la lista lista dei dei tempi. convocati pre-europeo. Sì, ma da Quindi, quella lista diventano. ci rendiamo conto che c'era Bernardeschi? Però Perché serviva qualcuno che portava mo le borracce. no. Ma manco le borracce Non faccio portare Bernardeschi. avevano il bibitaro e hanno scelto Bernardeschi. Ma porchi troia. Comunque, la Francia parte favorita per forza. L'Italia ha un'ottima squadra che può arrivare fino in fondo. La Germania, punto di domanda grosso come una casa, perché là è una mezza rivoluzione. Non prende manco Calabria. Era meglio Calabria che Bernardeschi, specie se poi lo vuoi mettere come terzino, come ha fatto Pirlo. Io dico occhio alle due grandi deludenti, alle due grandi incompiute, ecco, mettiamola così, che sono Inghilterra e Belgio, che potrebbero dar fastidio. Comunque, piccola news, mi sto un attimo
Oggi si è giocato, si sono giocati i primi playoff. Non c'è Jorginho nella lista dei convocati? Non lo No. so, io so, lo stavo a Se vuoi, cercare. te lo dico subito, aspetta. Che io Tanto che tu, non ho il letto assolutamente. Cittadella oggi ha vinto 3-0 contro il Monza. Attenzione. Il Venezia ha vinto 1-0 con Lecce. Buono, quindi Attenzione. attenzione, Enrico Baldini, tripletta. Madonna, sua Cittadella sta in forma. Quindi Vuole andare in A. dopo Empoli e Salernitana. C'è una Allora, bella. portieri, Cragno, Donnarumma, Meret e Sirigu. Difensori, Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari, Mancini, Spinazzola e Toloi. Centrocampista, Ok. Barella, Castrovilli, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi e Verratti. Cristante, puttana miseria. Bellotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Grifo, Immobile, Insigne, Kean, Politano e Raspadori. Cheers. Ok, vabbè, Tosta, calcoliamo che poi da questi qualcuno deve rimanere a casa, perché questi non è che partono, eh. cioè è pre-europeo, perché poi i portieri saranno tre, che saranno Cragno, Donnarumma e Meret, penso. Perché non portare, cioè non capisco, perché non portare un Silvestri al posto di Sirigu? Ma Sirigu rimarrà a casa. Gollini, Gollini. No, andranno Cragno, Donnarumma e Meret, penso. Meret, in che c'è Gollini A fare l'europeo. e Silvestri. Grande Vabbè, stagione secondo di me. Cristante. Ma io più che. Scusa, il centrocampo. Non lo Vabbè, so, Grifo non. pure è un altro che rimane a casa. Sì, Grifo e Raspadori. No, Grifo no, perché l'aveva fatto anche già giocare. Sì, ho capito, ma che ci si fa Ha giocato pure con Grifo? bene. Ha giocato pure bene. Credo che Raspadori è quella che. È quello che poi rimarrà a casa. È il centrocampo che. Non lo so. Vabbè, chi ha, Centrocampo. non hai altro, penso. Ma il problema è che chi è, cioè, chi lascia a casa? Nel senso. Cioè, non è che li puoi Ah. portare a tutti, capito? Cioè, pure Ripeti i Jorginho. nomi, È. ripeti i nomi, ma io per del centrocampo? favore. Sì. Perché alla fine si diceva pure Cristante, però Cristante Barella, te può giocare pure in difesa. Castrovilli, Aspetta. Sì. Barella, Castrovilli, Cristante, Locatelli. Pellegrini, Pessina, Sensi e Verratti. Cioè, forse di questi potrebbe rimanere a casa la Pessina. Verratti, Allora, se tu vai a vedere la stagione che hanno fatto, Barella e Pellegrini titolari. Quello è il centrocampo titolare, sì. se Poi vai a vedere la stagione che hai fatto, c'è io Locatelli lascerei dopo. Castrovilli, lo lascerei. E Sensi, ma se tu lascia stare non dico l'importanza che hanno nella squadra. Sto dicendo, se tu vai a guardare il gioco che fanno, cioè la stagione che hanno fatto Sì, Sensi quest'anno sì, dovrebbe sta a casa. Castrovilli e Sensi sono quelli che hanno fatto. Pessina ha fatto di più. Sì, però Pessina sarebbe la primissima esperienza, mi No, sembra. perché stavo leggendo che Claudio dice, vabbè, Pessina e Sensi li levi. Io leverei più Castrovilli che Pessina, sinceramente. Poi dipende sempre. Alla fine poi fa 8-8, tipo come fantacalcio, tre portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti. Sì, esatto. Così, perché tanto giochi 4-3-3, c'hai esempio difensore Lazzari, che lo puoi usare anche come Come esterno di esterno centrocampo. d'attacco. Sì, no, ma non è facile, non è. Anche perché poi quest'anno si sono messi in mostra tantissimi giocatori validi.
Esempio è Aspadori, uno che ha fatto un bel exploit. Sì, ma tu sempre 23 Come giocatori te puoi portare, non è che ne puoi portare 50. 26 ne puoi portare. 26, vabbè. 26. Però non è che ne puoi portare 50. Capito? Vabbè, allora, Non è facile, non è facile. da questi 33 ne devi levare 7. Ah, Siriku. E uno. Poi credo Raspadori 2. Pessina Sensi. Siamo a 4. Quello sai che su Sensi non Non ci sei da metterei così. la Sì. firma. No, beh, noi siamo dentro. No, io sto Alla dicendo fine, così. sì. Però ecco, già ne Se togli dobbiamo, se 4 devi e te ne mancano scegliere sempre 3 che devi scegliere da buttare fuori. Bonucci a casa, meglio Zappacosta e Calabria. io. Se vabbè, la volta Sì, ma sono dormivo. ruoli diversi perché Bonucci è Capito. centrale e regista basso. Sta moda del regista basso. Me E dici quelli un sono due attimo esterni. difensore. Mi dici un attimo difensori. Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari, Mancini, Spinazzola, Toloi. Porco Dio. Un po' più difficile. Capito? A me mi manca un nome, poi ti dico quello che leverei io. E vedi un po', porco Dio, è difficile. È tostissima, tostissima. Sta in confusione, Franky. Ah, bastoni. Bastoni, Sì. Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari, Mancini, Spinazzola e Allora, io toglierei Biraghi. Toloi. Sono Sì, Biraghi. deciso, son deciso da te. Io toglierei Biraghi perché è quello che tra tutti che ha reso meno quest'anno. Io uno tra Toloi, Biraghi, Mancini. No, Mancini lo porterei. No, sì, però. Io sinceramente, Tu chi pure io Biraghi toglieresti? stavo a pensarlo, sai. Toglieresti Mancini? Biraghi, No, io non. io ho Io... detto Biraghi, Toloi, Mancini. Biraghi, Toloi, Mancini. Chiellini, Bonucci e Bastoni, primo cambio. Io ho i miei 5. I miei 7, scusa. Allora, Ma Bastoni per la stagione che ha fatto non può lasciarlo a casa. No, quello no. Bastoni è uno che ti crea pure gioco. Te lo puoi No, ma portare con che un c'è cambio. e lì la difesa è Di Lorenzo, Chiellini, Acerbi e Spinazzola. Stop. O se no ci metti a destra metti Florenzi, Acerbi, Chiellini e Allora, Acerbi Spinazzola a come sinistra. titolare per la stagione che ha fatto. Mi metti Bonucci per favore invece che Chiellini? No, preferisco Chiellini a Grazie. Bonuccio. Mi metti i bastoni al posto dei Chiellini, per favore. No, no, io metterei Chiellini. Mi metti Skriniar invece dei Vabbè, Chiellini, per sentiamo. Questi sono i lunghi. Allora, se la lista è questa, favore. Mi metti una se la sedia al lista è posto di questa, io. Chiellini, per favore. Zitto un attimo. Se Mi io. metti a me a posto di Chiellini. Se vabbè, a sto punto metto Chiellini. I miei 7 nomi sono questi che leverei: sono Grifo, Sirigu, Biraghi, Raspadori, Castrovilli, Sensi e Bernardeschi. Ma Bernardeschi dove gioca? Scusate, io non ho capito. È stato messo da difensore centrocampisti o Ah, perché attaccante? gioca? Cioè, No, è perché sono gli gioca attaccanti. convocato. Attaccanti, ok. Chiellini Attaccanti. capitano. Lo so. Però, raga, Chiellini quanto c'ha? 37, 40? Quanti ce Ho capito, ma non puoi dire che. Cioè, non. n'ha? Cioè, No, che non puoi scarso. dire Però, ragazzi, su. puoi Cannavaro, mettere. Onesta, Maldini, Zambotto in difesa. Puoi mettere bastoni Acerbi. Acerbi pure non è che è tanto giovane. No, no, però Pirlo Gattuso per rotta. Ragazzi, basta.
Che cacchio stavo Ci dicendo? Ah, dimentichiamo di Barone che ancora aspetta il passaggio. sì, però Chiellini non lo so. Cioè, non mi dà più quelle sicurezze che mi dava prima, capito? Nel senso Con la partita con l'Inter ha fatto schifo No, ma a totale, parte quella che poi partita, è proprio aspetta che se tutto l'anno che non mi dà, vedendolo, quelle garanzie che mi dava magari gli anni scorsi, che dicevo, sì, cazzo, Chiellini, metti oh. titolare. Però alla fine tu sui nomi che ha fatto c'hai cinque centrali, ha detto Mancini, ha detto Sì. Bastone Chiellini, Bonucci, Bastoni e Acerbi. Bastone non lo metti centrale. No, te Dipende, lo fa giocare terzino. se giochi a 4 devi mettere centrale per Dipende forza. Se se giochi gioca a a 3 4. no. Se giochi a 4 devi mettere centrale, Secondo se giochi a 3 lo devi mettere esterno sinistro, cioè sì. terzo sinistra. A Sì, ok. In Italia come gioca? L'Italia come gioca? Ecco, 3 terzo sinistra. e se si mette a 4 lo metti centrale. E per forza, dove lo metti? In Claudio, mediana. secondo me va oro senza problemi. Mancini Mancini. 4-3-3, quello l'avevamo detto prima. Allora Sì, mi stava ricordando 4-3-3. bene, quindi No, è Mancini sempre 4-3-3 ha giocato. Bastoni gioca da centrale. E per forza. Sì. E Non ha le caratteristiche allora per fare il terzino. poi c'è uno. Allora, secondo me uno tra Acerbi, purtroppo all'inizio uno tra Acerbi, Chiellini e Bonucci lo devi fare No, ma questo sì, e secondo me partirà Chiellini per forza. Però io quello che ti partire. dicevo. Per me sarà Chiellini. Oh, Chiellini e Bonucci no. Per me non Però assunto metti io. Chiellini e Acerbi. E che giocheranno sicuramente loro due. Però io da tifoso ti dico, a me Chiellini personalmente non mi dà quelle sicurezze che mi dava gli anni scorsi. Io per Però questo c'è ti bei dico. cambi, c'hai. Ho capito. Ma metti che. Che una partita te fa tre cappellate in mezz'ora. Che fai? Dopo mezz'ora fai il cambio? Forza, che fai? Io quello che sto dicendo. Poi sbaglierò, Chiellini ci farà vincere l'Europeo. Però Sì. Gol di testa al 95esimo in finale. E tutti sotto la curva. Gorilla. Però non lo so, vabbè, poi toccherà vedere anche di questi 33 quali saranno quelli che andranno veramente all'Europeo, che verranno convocati, poi magari là Entro si potrà. quando deve essere data la lista. Boh. In teoria prima della partenza. Che parte hanno? Inizio. Che poi partenza, tra virgolette, stanno giocando sempre in Sì, Italia. vabbè, nel senso prima che comincia l'Europeo. Credo comunque che Vabbè, fine metti maggio, inizio giugno caso 2 settimane. avremo. Sì. La lista. Credo 2 o 3 settimane avremo la lista Che poi completa dei 23, dei 26. aspettate un attimo, Berardi è nella lista, ma Berardi è infortunato, eh. Gli hanno dato 6 settimane di stop. Ma infatti lui dovrebbe. Cioè, Mancini sta aspettando Verratti pure quello. Perché Verratti potrebbe tornare proprio dopo la prima partita dell'Europeo, addirittura. Come Totti ai mondiali. Sì, solo che Totti è partito sano, non è partito zoppicando. Vabbè, Ma io vedremo, vedremo. dico una cosa. No, a posto, no. Fate finta, Posto. non ho detto niente. Che hai No, fatto? non avevo visto Berardi. No, Ah, no, c'è. c'è dentro. Sì. È il Sì. pupillo di Mancini. Rientra giusto giusto. Immobile l'ha detto. Che L'ho segnerà il sentito, finale. sì. Sì. Con tutti questi nomi dentro, incoglionito. Allora, ragazzuoli, io andrei in chiusura a questo punto. Sì. Dopo le nostre 2 ore classiche, ce le siamo fatte tra mille problemi, ma ringraziando il Dio siamo riusciti a farla anche questa sera. Allora, abbiamo fatto il nostro. Allora, ragazzi, io ringrazio Frankie e Mario della disponibilità, della Prego, compagnia, sempre di un tutto piacere. l'aiuto in questa avventura.
E niente, io vi saluto la chat, tutti quelli che ci hanno seguito Sì, stasera. Bravissimo, scusa un attimo, rispondo lì, mi vado a fumare una sigaretta e poi entro. Grazie. bravo Frank. Io invece ho letto che tra 6 ore e mezza la sveglia fa trin trin Suona. trin. Esatto. Va bene ragazzi, allora niente, io spero di tornare costantemente in live. Quindi niente, una buonanotte, una buona serata. Un saluto, un Ci abbraccio vediamo e un lunedì un bacio. prossimo. Ci vediamo lunedì prossimo qua e parleremo, faremo il pagellone della Serie Va A. bene. Niente, live diversa. Toccherà organizzarla bene. E niente, ragazzi, grazie di nuovo. Io vi saluto, una buonanotte e una buona serata. Ciao. Buonanotte. Ciao ciao. Ciao Ciao ciao. Ciao ciao. ciao. Ciao ciao.